Enzo! Enzo! Ehi, Enzo! Che è? Sono qua, guarda! Dietro la grata! Ehi, qua! Ciao, Enzo! Oh, ciao! Sono Luciano, ti ricordi? No, chi Luciano? Quella della sorrisa, al centro commerciale, il provino, Beppe! Ah, sì, come no? Ciao! Ma che cazzo fai là dietro? Vabbè, lasciamo stare, sono dovuto venire da qua. Come sei entrato? Dai cunicoli. No, vabbè, non ci fa caso, dai, mi devi scusare. Ci ho provato a venire di qua, ma non me l'hanno concesso a parlare con te. Ma aspettavi fuori? Vabbè, non ce l'ho fatta più. Enzo, ma non sono nel gabinetto, devi andare via, non puoi staccare. Lo so. Enzo, ascolta, non ho mai fatto fare tutto questo per niente. Solo una cosa ti devo chiedere, per piacere. Ascolta, ma sto programma sta iniziando, ma a me nessuno si è fatto sentire, mi ha chiamato qua. Cosa? Cioè, tu mi fai mettere una paura per farsi domande. Vabbè. E il programma inizia, non ti preoccupare, stai tranquillo. Se gli sei piaciuto, ti chiameranno. Cioè, penso pure all'ultimo momento, ma ti chiamano. È normale questa cosa. Sì, come con te, hanno fatto così. Sì, hanno chiamato all'ultimo momento, stai tranquillo. Quindi c'ho speranza. C'hai speranza, come no? Non tieni speranza. Tu ci devi credere sempre. No, Enzo, io su questo ci credo pure troppo. Ecco, io ho investito tanto in questo, bravo, capito? Hai fatto bene e continua a crederci. Sì, Enzo. Credici. Sì, grazie. Credici sempre. Quindi c'ho speranza fino all'ultimo. Sicuro. Ok, Enzo, never give up. Come sei? Enzo, non sai che peso mi hai fatto questa cosa. Hai fatto bene. Grazie, Enzo. Never give up. Never give up. Scusi ancora, Enzo, se introduzione, capito? Come si dice? Never give up. Never give up. Never give up. Ah, fammi.